Salve a tutti, benvenuti a Fragilità e Speranza, la trasmissione radiofonica a cura del CVS di Pescara Penne. Ai microfoni Lucia Maiolino con un ospite nuovo, questa volta sono riuscita a beccare il caro Don Marco Castellazzi, vice responsabile dei Silenziosi Operai della Croce. Ciao Don Marco. Buongiorno, buongiorno Lucia, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie intanto per aver accettato di dialogare un poco insieme a me per i radioascoltatori di Radio Speranza e ti ho invitato a fare questa trasmissione perché negli ultimi giorni c'è stato un evento un po' particolare. Come sappiamo, come ripetiamo sempre, il Covid, la pandemia ci sta un po' tenendo ancora a distanza, ancora abbastanza preoccupati per la situazione, speriamo tanto nei vaccini, lo diciamo anche noi, e quindi tante cose non si possono fare, come abbiamo già detto, tra queste cose il pellegrinaggio di Pasqua a Lourdes, organizzato dai Silenziosi Operai della Croce per il CVS. Ecco Don Marco, quest'anno c'è stato un evento speciale, non potendo andare a Lourdes per la seconda volta, per il secondo anno consecutivo, non potendo andare a Lourdes, voi Silenziosi Operai della Croce avete avuto, frutto proprio dello Spirito Santo, un'idea a dir poco geniale. Per me lo è, perché è stata molto coinvolgente. Lourdes a casa. Ecco, spiegaci un po' che cosa è stata questa esperienza, com'è nata, com'è andata. Intanto, com'è nata? Ecco, prima di tutto c'è da dire che questa esperienza del pellegrinaggio Lourdes a casa, ho chiamato anche pellegrinaggio virtuale, è nato un po' dall'esigenza delle persone stesse che, non potendo partecipare al pellegrinaggio abituale che normalmente organizziamo durante la Settimana Santa, si sono trovate un po' nella difficoltà della lontananza, una lontananza tra di loro e soprattutto poi una lontananza da questo luogo che è un luogo certamente di preghiera, ma è anche un luogo di incontro, che è Lourdes. E allora, appunto, come ci diceva Lucia, un po' ispirati dallo Spirito Santo, abbiamo pensato di realizzare un pellegrinaggio virtuale, nel senso di permettere con i mezzi che abbiamo a disposizione, quindi attraverso dei video, attraverso delle registrazioni, attraverso del coinvolgimento delle persone, di poter fare ugualmente un pellegrinaggio a Lourdes. Sappiamo che ci sono vari modi e varie possibilità di poter fare questo. Abbiamo possibilità di andare a Lourdes attraverso internet, vedere, seguire le celebrazioni che vengono trasmesse direttamente da TV Lourdes, essere un po' a distanza ma vicini, e vicini con gli occhi. Ma questo ci è sembrato una cosa un po', non dico banale perché è una parola sbagliata, ma ci è sembrato una cosa minima, una cosa che sì, va bene, possiamo fare tutti. Ci sembrava che fosse necessario fare qualche cosa di particolare. E la particolarità di questa scelta del pellegrinaggio virtuale che abbiamo proposto è stata quella di avere una persona fisicamente a Lourdes che potesse fare da tramite con le persone che fisicamente a Lourdes non hanno potuto esserci. Questo è un po' il motivo che ci ha portati a costruire questo pellegrinaggio e questa iniziativa chiamata Lourdes a casa, nella quale sono state coinvolte le persone, perché non soltanto venivano trasmesse delle riflessioni, delle meditazioni, dei rosari, ma si è voluto coinvolgere le persone fattivamente, quindi ogni giorno è stata organizzata un'iniziativa particolare. E soprattutto ogni giorno si è data la possibilità di recitare insieme il rosario con il contributo delle singole persone. Quindi anche la preghiera del Santo Rosario non è mai stata fatta come normalmente viene fatta, anche trasmessa da televisioni che noi conosciamo molto bene,
ma è stata fatta coinvolgendo le singole persone che hanno mandato le immagini, la voce, la loro voce, le loro immagini mentre recitavano la preghiera dell'Ave Maria. Ecco, è stato questo molto bello perché c'è stata veramente una catena di preghiera. Era bello questa cosa che... quanti giorni è durato questo pellegrinaggio esattamente? Ecco, noi normalmente vivevamo il pellegrinaggio a Lourdes tutta la settimana santa, quindi si partiva con un treno, con le persone disabili, le persone ammalate, le persone anche sane, e queste 400 persone circa raggiungevano Lourdes partendo il martedì santo, quindi arrivando a Lourdes il mercoledì, e per poi ripartire il lunedì di Pasqua, il lunedì di Pasquetta, per riarrivare a destinazione il martedì. Quindi il pellegrinaggio ha una durata di 7 giorni. Ma la caratteristica di questo pellegrinaggio era ed è quella di partecipare alle funzioni, alla celebrazione della Settimana Santa. Perché dobbiamo riconoscere che proprio nella fragilità delle persone ammalate, delle persone sofferenti, c'è la difficoltà di poter vivere le funzioni della Settimana Santa nella propria parrocchia. Non è sempre facile poter essere presenti durante queste celebrazioni. Allora l'idea che è l'origine del pellegrinaggio a Lourdes durante la Settimana Santa è quella di permettere a tutte le persone che lo desiderano di vivere, seppur lontani dalla propria parrocchia, ma insieme come comunità, a quelle che sono le celebrazioni della Settimana Santa proposte dal santuario di Lourdes. E naturalmente la presenza a Lourdes è incontro con la Vergine Maria, questo non si esclude, certo. Ma il vivere la realtà del triduo pasquale in modo del tutto particolare a Lourdes, con quelle cose che fanno parte del triduo. Allora sappiamo che il giovedì santo c'è la celebrazione solenne dell'Eucarestia, è il giorno dedicato al sacerdozio, all'istituzione del sacerdozio, è il giorno in cui abbiamo la possibilità di pregare per i sacerdoti che conosciamo, per quelli che sono vivi, per quelli che non sono più vivi. E allora ecco la prima iniziativa del giovedì santo, il chiedere a tutti che coloro che desideravano di mandare i nomi dei sacerdoti per i quali si desiderava che in quella giornata si potesse pregare per loro. Ecco, infatti, scusa se ti interrompo, sì. Infatti anche a me è arrivata la richiesta da parte vostra di mandare qualche nominativo di sacerdoti che sono stati significativi anche per la mia stessa vita spirituale, eccetera, quindi anche io ho mandato ed è stato bello poi vedere, ascoltare come tu da Lourdes pregavi per questi sacerdoti che ne erano tantissimi poi. Certo. E quindi ha dato un significato stata veramente grande, abbiamo superato le 600 persone che hanno risposto e calcolando che in media le persone hanno dato 2-3 nomi di sacerdoti per cui pregare, capite che il numero dei sacerdoti è andato in forma esponenziale a elevarsi. Ma la cosa bella di questa iniziativa era proprio questo, come dicevi tu Lucia, non è che abbiamo detto vabbè preghiamo per i sacerdoti e va bene diciamo un'Ave Maria, no, questa richiesta di preghiera poi si è trasformata nella preghiera reale, concreta, lì sul posto, e questi nomi di tutti questi sacerdoti sono stati presentati in una forma visiva attraverso uno scorrimento sullo schermo di tutti quelli che erano i nomi di questi sacerdoti, ma in una forma concreta sono stati presentati questo elenco dei nomi dei sacerdoti, e quindi tutte queste persone sono state presentate alla grotta, sono state presentate nel momento della celebrazione eucaristica solenne. E questo è molto bello, molto bello. Io guarda, ho vissuto questa esperienza proprio con lo stupore.
Si può da lontano vivere una spiritualità, una preghiera comunitaria con tutti i nostri fratelli CVSini, con tutti voi Silenziosi Operai della Croce, e soprattutto ecco, quello che mi ha creato molto stupore, proprio bellissima è stata come sensazione, il fatto che tu eri lì. Veramente ci ha messo un po' con un piede a Lourdes, perché uno può organizzare di pregare insieme tramite internet, lo stiamo facendo in questo ultimo anno proprio perché non c'è possibilità di incontrarci, però il fatto di avere questa persona fisica rappresentata da te lì a Lourdes, che ci guidava, che ci dava l'opportunità di pregare, che ci collegava poi tutti insieme in questa preghiera, il rosario come dicevi tu con tutti i video che abbiamo mandato, no? E quindi i vari rosari dei vari giorni che tu sei stato a Lourdes nella Settimana Santa, ecco, sono scorse anche le immagini di tutti quelli che hanno partecipato con la propria Ave Maria in video, oppure le testimonianze che avete raccolto di persone che sono state abitualmente a Lourdes negli anni passati, che hanno raccontato la loro esperienza di questo pellegrinaggio e quindi con la speranza poi di poterlo rivivere. Cioè questa persona fisica che eri tu, che ci guidava da Lourdes, veramente ci ha fatto stare un po' fisicamente a Lourdes, oltre che spiritualmente. Certo, e questo era un po' l'intento del realizzare questo pellegrinaggio virtuale, cioè il non avere soltanto delle immagini trasmesse, ma avere questa realtà, questa consapevolezza che la persona che fisicamente si trovava a Lourdes, che in questo caso ero io, faceva realmente da ponte tra le persone che si trovavano a casa e il luogo di preghiera stesso. Credo che questa cosa molto bella ha fatto sì che permettesse alle persone che seguivano il pellegrinaggio, come dicevi, di sentirsi a Lourdes ugualmente, e con la mia presenza fisica lì, dovendo superare quelle che sono state un po' le difficoltà anche del viaggio, perché per esempio per entrare in Francia è richiesto il tampone molecolare, quindi bisogna effettuare questo controllo, giusto, per rientrare, certo, in Italia ugualmente, le difficoltà del dover essere attenti a quello che è il discorso del contagio da questo virus e di questa pandemia che sta circondando il mondo intero, con la consapevolezza che in ogni luogo bisogna essere prudenti e attenti, però questo ha dato la possibilità, superando tutte queste difficoltà, di essere sul luogo e di dire alle persone: guardate che effettivamente, superando tutte le difficoltà, ci si può venire a Lourdes. Dall'altra parte, se mi permettete, c'è anche l'altro lato della medaglia, che è la nostra presenza a Lourdes presso il santuario, cioè il santuario di Lourdes, i cappellani di Lourdes, le persone che lavorano, l'entourage dei dipendenti che lavorano a Lourdes, si sono accorti che noi c'eravamo. C'eravamo perché c'ero io fisicamente, ma c'eravamo perché io continuamente ero collegato, continuamente nei momenti in cui era stato stabilito, ma ero collegato con coloro che ci seguivano, e quindi tutti quanti eravamo lì a Lourdes, non soltanto io con la mia videocamera o con il registratore acceso. Ecco, facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo, Don Marco. Allora, Don Marco, ci stavi dicendo di questa presenza che si è avvertita a Lourdes, c'è stato anche il saluto del sacerdote che sta a Lourdes, mi sfugge il nome, Don Nicola? Padre Nicola. Che ci ha salutato tutti quanti, dicendoci anche che ci aspetta nei momenti migliori per vederci anche fisicamente. Ecco, per te com'è stata questa esperienza, ecco, proprio di Don Marco?
Insomma, è stata un'esperienza da una parte triste, devo dirlo, perché mi sono ritrovato anch'io a vivere quello che era abitualmente il pellegrinaggio della Terra Santa, scusate, della Settimana Santa, da solo. Cioè, certo. Non avevo insieme con me i pellegrini fisici, le persone fisiche che normalmente venivano durante il pellegrinaggio. Dall'altra parte devo dire che è stata veramente una cosa molto bella, entusiasmante, che ha riempito il cuore, perché per me personalmente vivere il pellegrinaggio della Settimana Santa a Lourdes significa anche avere alle spalle tutto un lavoro di organizzazione, di gestione, di conduzione, e mentre invece quest'anno tutto questo è venuto a mancare. Non c'era da preoccuparsi di, non so, per esempio, di dover fare il giro degli alberghi per andare a vedere se le persone erano tutte contente, oppure il dover gestire affari economici o cose del genere. E quindi tutto questo, non pesando sulle mie spalle, mi ha dato la possibilità di essere a Lourdes per pregare per me stesso prima di tutto, ma poi per poter pregare per tutte quelle persone che si sono affidate alle mie preghiere. E devo dire che veramente mi ha riempito il cuore, mi ha riempito l'animo, perché è stato un momento molto ricco a partire dall'inizio della giornata fino alla fine, con questa possibilità davvero di avere tempi prolungati da trascorrere. E questo è stato il rovescio della medaglia: da una parte la malinconia di non vedere fisicamente le persone, dall'altra forse, ecco, ti ha dato modo di pregare di più. Esatto, di pregare di più, ma anche di poter, continuo a ripeterlo, di poter essere lì per tutti gli altri. Una grande responsabilità. Sì. Non ero lì per me, per scusate, sembra un brutto dirlo, no? Ma per gli affari miei, nel senso, per risolvere le cose che normalmente risolviamo quando ci mettiamo in preghiera. Ma la mia preghiera sentita è stata una preghiera per tutti, cioè ho voluto veramente trasformare la mia presenza a Lourdes in una relazione tra la Chiesa che rappresento come sacerdote e Dio e la Vergine Santissima. Ecco, se mi permettete vorrei fare giusto un piccolo anticipo, l'ho già trasmesso. Abbiamo un minuto anche per il saluto finale. Certamente, velocissimo. Il tema dell'anno prossimo di Lourdes: andate a dire ai sacerdoti di venire. Ah. Ecco, mi pare che il tema che è stato scelto da Lourdes per l'anno prossimo, dal santuario di Lourdes, è molto profondo, perché sottolinea come ogni sacerdote che va a Lourdes, chiamato dalla Vergine Santissima, non ci va per conto suo, non ci va per farsi il pellegrinaggio personale, ma ci va per portare la sua comunità, che sia la comunità presente, fisica, che sia la sua comunità, la sua parrocchia, le persone che gli sono affidate, la sua associazione, è chiamato ad essere ai piedi della grotta non da solo, ma con tutta la sua comunità. Ecco, quello che io ho cercato di fare già in questo pellegrinaggio virtuale è stato proprio questo: essere lì non per me stesso, ma per me stesso con tutta la comunità che era lì con me. E questo penso che si sia avvertito, io almeno l'ho avvertito moltissimo. E ti ringrazio per questa rappresentanza nei nostri confronti che tu hai avuto a Lourdes, e ti ringrazio per questo tempo che purtroppo è volato via. Un saluto ai radioascoltatori di Radio Speranza, ecco, per questo tuo intervento, un saluto di speranza. Sì, la speranza più grande è quella che risolvendo i problemi che stiamo vivendo della pandemia e dei contagi, è quella di poter tornare a Lourdes, di poterci tornare fisicamente. La Madonna attende tutti quanti, ci desidera la nostra presenza,
perché possa costruirsi davvero tra noi e lei quel rapporto di figliolanza. Allora la speranza, in nome della radio anche che sì. Sta trasmettendo, la speranza che ci attende, che deve riempire i nostri cuori, è che tutto quello che sta succedendo deve servirci per intensificare il nostro rapporto con la Vergine Santa, per costruire qualcosa di nuovo, di bello, di meraviglioso, che è posto nelle mani dell'umanità, è posto nelle mani di tutti gli uomini. Certo, ci vuole la buona volontà, perché per fare un pellegrinaggio bisogna mettersi in movimento. Certo, ci vuole la buona volontà per essere dei buoni cristiani. Grazie Don Marco, ti ringrazio, spero di rivederti anche presto, al più presto a Pescara per gli incontri di formazione che ogni tanto ci hai regalato con la tua presenza. Ringrazio te, ringrazio Radio Speranza, tutti gli addetti di Radio Speranza per l'accoglienza che ci danno sempre. Arrivederci fra 15 giorni, ciao Don Marco. Ciao, grazie, saluti a tutti. Grazie.